oggi discuteremo per questo incontro di un'oretta delle ceramiche che si sono susseguite in Sardegna a partire, diciamo, dal Neolitico, quindi sesto millennio avanti Cristo. In Sardegna c'erano delle genti che occupavano territori, inizialmente occupavano i territori costieri, quindi da dove ci sono delle grotte che potevano ospitare piccoli nuclei di genti che si dedicavano prevalentemente alla pesca piuttosto che attività agricole, anche perché in Sardegna lo spazio per attività produttive non è tantissimo, sono zone con voi. Diciamo che c'è il Campidano, le piccole zone di terra quella, quindi inizialmente la pesca era la più praticata. E proprio lungo le coste gli archeologi hanno scavato delle grotte all'interno delle quali hanno trovato delle tracce di questi uomini neolitici, uomini e donne, gruppi familiari probabilmente. Prima di iniziare questa presentazione delle ceramiche, che non può mancare in un incontro di archeologia, vediamo quali sono le parti principali, perché io poi ve le nominerò e dovete conoscerle, altrimenti vi impiegheremo troppo tempo. Allora, le anfore si dividono in varie parti. La pancia, che è quella che contiene le derrate alimentari, le granaglie, oppure insomma, carne, pesce, e deve essere sviluppata secondo la capienza che si vuole ottenere, quindi ci sono anfore piccole e anfore grandi. La spalla dell'anfora è quella che divide il corpo, il globo proprio contenitore, dal collo o colletto. Ci sono le ceramiche a colletto, quando mi sentirete parlare di ceramiche a collo, a colletto, sono quelle nel quali la parte finale è allungata. Poi il collo può espandersi all'esterno, può espandersi all'interno, c'è una voglia attesa all'interno, oppure può essere semplice col bordo. Le anse sono i manci, le prese, anche quelle che vedremo c'è di vario tipo. Il piede ovviamente è diciamo il basamento, la parte che appoggia nel luogo dove dobbiamo conservare questa ansa, che ad esempio nelle anfore destinate al trasporto marittimo è decisamente differente, perché nelle barche non si appoggia generalmente sul fondo, si fanno dei legami con i quali l'anfora rimane un po' sospesa, in modo che durante il trasporto il carico non precipiti e si rompa tutto. Quando parlo di labbro, parlo proprio della parte finale, la parte finale del collo, lì c'è il labbro, che può essere più o meno grosso. Inizialmente è abbastanza grezzo, grosso, l'impasto è ricco di inclusi, quindi non riescono a sottigliarlo, mentre alla fine, verso l'età fenicia, diventa sottilissimo. Va bene, quindi queste sono le parti principali. Allora, iniziamo questo viaggio per la ceramica sarda. Iniziamo proprio da questi primi ritrovamenti in grotta. Siamo nel sesto millennio avanti Cristo e la Sardegna è frequentata soprattutto perché è ricca di ossidiana. Quindi genti che giungono nell'isola in vario modo, possono essere naufraghi o possono essere proprio persone che cercavano di esplorare i territori per trovare ricchezza di risorse in luoghi dove loro non ne avevano. Allora provano in Sardegna e vanno a cercare i luoghi più ospitali. Tra questi c'è la zona della Nurra, quindi Alghero e tutta la zona fino a Porto Torres, laddove c'è Capocaccia.
in questa zona lasciano delle tracce, lasciano dei vasi, delle anfore, che hanno determinate caratteristiche che hanno colpito l'attenzione degli archeologi perché sono un indicatore delle genti che frequentavano la Sardegna. Anzitutto hanno delle decorazioni, dei disegni molto semplici, delle zigrinature, fatte con una conchiglia. Quindi quando la ceramica non era ancora cotta, non era ancora asciugata, imprimevano con l'orlo seghettato della conchiglia dei disegni nella pancia dell'anfora. E questo è il primo indicatore. Un secondo indicatore abbiamo in questo vaso globuliforme, quindi a forma di globo, questo è piriforme, a forma di pera. Questa anfora globuliforme ha le anse che terminano con una protuberanza. Questa protuberanza in realtà è una dea madre decorata, appena accennata, vedete, si vede il profilo a T, quindi le sopracciglia e il naso, un po' come avveniva nel resto del Mediterraneo. Quindi sappiamo che le genti del sesto millennio a.C. avevano una religiosità dedicata alla Dea Madre e la imprimevano nelle ceramiche. Quindi non sono delle ceramiche semplici di utilizzo, sono delle ceramiche che avevano impresso un simbolo religioso. Ovviamente la Dea Madre cambierà forma nel corso dei secoli e dei millenni. Queste sono semplicemente delle Dee Madri simboliche. Volevano nella ceramica rappresentare la loro divinità e quindi si limitavano a un accenno, non sono delle statuette. Come potete vedere, il bordo, il colletto di questa anfora presenta delle righe. Se andiamo avanti, lo vediamo meglio. Queste righe sono orizzontali o verticali, sono proprio ottenute con quella conchiglia. Conchiglia si chiama cardium. E questa ceramica prende il nome di ceramica cardiale. Non è una ceramica inventata in Sardegna. Appunto, queste genti che si muovevano nel Mediterraneo l'hanno lasciata dappertutto. Laddove c'erano delle zone dove con le barche si poteva approdare e sfruttare il territorio per insediarsi per qualche periodo, sono state trovate delle ceramiche segnate da questo cardium. E quindi sappiamo che la Sardegna partecipava ai viaggi in questo periodo. Non sappiamo se fossero sardi che sono andati fuori, diciamo che le genti girano sempre, non c'è un'origine e una fine. Chi partecipava, e la Sardegna partecipava, aveva adottato questa decorazione della ceramica che la distingueva dalla ceramica normale, quella che diciamo ceramica liscia, stoviglie lisce che si trovano per uso domestico. I vasi presentano dei disegni ben precisi, cioè non sono delle semplici righe, venivano anche decorati con dei disegni tramite delle stecchette, probabilmente in osso o in legno, delle specie di punteruoli che potevano incidere una piccola perforazione nel bordo del vaso, nella ceramica proprio. E quindi abbiamo questi disegni, guardate come è ben rifinito quel collo dell'anfora che c'è lassù. E anche questa, vedete, ci sono disegnati piccoli triangoli. Queste anfore non sono grandi, sono abbastanza piccole, però sono molto ricche, molto decorate. Generalmente troveremo delle anfore decorate nella pancia, nel bordo e nelle anse. Sono molto rare quelle decorate nel fondo, per il semplice fatto che vengono messe in cottura, quindi il fuoco le lambisce e avrebbe
rovinato la decorazione. Però abbiamo anche casi di ceramiche decorate nel fondo, ceramiche non destinate alla cottura, evidentemente. Quindi, prima ceramica da ricordare, ceramica cardiale. Tutto il sesto millennio avanti Cristo e parte del quinto millennio avanti Cristo. Abbiamo sempre delle datazioni abbastanza morbide, non dovete pensare a una data in cui si smette di fare la ceramica cardiale. La ceramica continua, magari si affianca con qualche nuova moda e piano piano viene sostituita. Una fase successiva che ci consente di distinguere il periodo cardiale dal neolitico medio è la fase Bono Igino. Sono delle anfore che presentano dei disegni, delle decorazioni molto sofisticate, quindi comunità sicuramente più ricche di quelle precedenti. Comunità che affiancavano alle ceramiche decorate, come quelle che potete vedere qui, dove si conserva un pochettino la ceramica cardiale, ma iniziano le decorazioni a forma di cerchielli, a forma di, vedete, righe, sono decorate a bande, spirali, sì, vedete su. Si affiancano anche le statuette del culto dei morti, cioè siamo già in presenza del distacco della Dea Madre dalle anse dell'anfora, per prima veniva abitato, iniziano invece a produrre proprio dei piccoli idoletti in pietra, sicuramente c'erano anche in legno ma non si sono conservati, in osso, e scolpivano delle piccole donne obese, prosperose. Forse era un accenno alla fertilità, le donne prosperose partorivano più figli, non lo sappiamo, come sempre vi dico, sono nostre interpretazioni. Però la Dea Madre del Neolitico medio e finale è caratterizzata da questa forma opulenta. Si viveva in grotta oppure in villaggi all'aperto caratterizzati da capanne simili alle nostre pinetas. Quindi basamento in pietra, più o meno rotondeggiante, cercavano sempre delle forme semplici. E la copertura veniva fatta in frasche, quindi in rame, esattamente come vengono fatte adesso. Non c'è ancora la cupola in pietra, non riuscivano ancora a chiudere. Fra le anfore più belle viene ricordata in tutti i testi di archeologia questo vasetto che presenta, è in pietra, presenta la forma di un toro, quindi la faccia di un toro con le corna, e ha anche i piedi, quindi probabilmente c'erano anche delle stoviglie di uso domestico che venivano messe sul fuoco. Questa probabilmente non ha mai visto il fuoco, dovrebbe essere legata ad ambito religioso, ad ambito sacro, però ce ne sono altre che iniziano a presentare dei piedi così da poter essere messe direttamente sopra una piccola brace. Il metodo di riscaldamento era anche un altro, riscaldavano delle pietre e le buttavano direttamente nella pentola dove c'era magari il minestrone, e quindi veniva riscaldato dalla pietra. Oppure si poteva fare con questi vasi, poi vedremo meglio nella cultura di Ozieri, i vasi tripodi, che potevano essere poggiati direttamente sulla brace. Le ceramiche sono ancora grossolane, nulla a che vedere con le bellissime ceramiche che vedremo il millennio successivo, però Le forme sono varie. Ricordiamo che siamo nell'età della pietra, quindi le colorazioni non sono ricercate in queste ceramiche. Iniziano con le ceramiche gialline, rossicce oppure nere quando arriverà l'età dei metalli. Cercano di riprodurre il colore della ceramica perché probabilmente vedono delle
anche delle pentole in rame, e quindi vogliono riprodurre questo colore nelle loro anfore. Per il momento noi ci siamo semplicemente con delle anfore colore per raccolta, a meno che il colore non venga dato dalla pietra. Quindi immaginate delle anfore in steatite, e in quel momento il colore è quello della steatite. Bene, andiamo avanti. Borroghino dalla località. Allora, una domanda che mi aiuta. Le fasi culturali sono sempre denominate secondo un luogo nel quale vengono trovate delle ceramiche diverse dalle precedenti, o delle sepolture, non so, o architetture. Da quel momento in poi, quando si trova quel genere di ceramica, di manufatto, si dà il nome del primo luogo dove veniva trovato. Quindi Borrighino, zona del Sassari, è il nome di una chiesa, oggi c'è una chiesa. Quindi è il nome di un territorio che caratterizza quelle ceramiche. Poi avremo San Ciriaco, Monte Claro, Ozieri. Ok. Le ceramiche di Ozieri possono essere trovate anche a Selargius, però si chiamano sempre ceramiche di Ozieri. Quindi questa l'abbiamo vista. Andiamo avanti. Ecco, San Ciriaco, Terralba. Stesso discorso. Siamo nella zona dell'Oristanese e in un terreno vengono trovate delle sepolture. In queste tombe si ritrova un corredo ceramico. Probabilmente i vasi più belli, più preziosi, venivano dedicati al culto dei defunti. Quindi quando abbiamo la fortuna di trovare una tomba sigillata, sicuramente là troveremo le più belle ceramiche di quella cultura, di quella comunità. E a Terralba, San Ciriaco, siamo verso la fine del Neolitico, quindi Neolitico recente, vengono trovate queste anfore che iniziano a distinguersi dalle precedenti per dei disegni più ricchi. Iniziano a comparire anche delle forme come quella di sopra, che presenta una linea nella che differenzia la pancia dalla spalla, delle forme carenate. E soprattutto, guardate quanto è bella questa coppetta, è abbastanza piccolina. È una struttura larga, sì, rispetto alle altre. Sì, è una sorta di piatto recipiente che ha in steatite preziosissima, finissima, che ha le anse a rocchetto. Vedete che sono due cilindri attraverso i quali si può afferrare l'anfora. Tenete conto che quando le anfore sono decorate, quando le ceramiche sono decorate, hanno anche un uso funzionale. La ceramica liscia scivola dalle mani. La ceramica invece zigrinata, tipo quella cardium, quella che vi ho fatto vedere prima, riesce ad avere più attrito nelle mani. Quindi possono essere delle decorazioni, ma hanno anche una funzione ben precisa. Nella cultura San Ciriaco di Terralba iniziano a comparire dei disegni molto interessanti. Anzitutto abbiamo triangoli contrapposti, come questi. Abbiamo i tripodi, iniziano i tripodi, quindi tre piedi che sostengono il fondo del vaso, e iniziano a comparire delle colorazioni. Siamo nel 3000 a.C. e la Sardegna conosce i metalli. Non abbiamo alcun ritrovamento. Gli archeologi non hanno trovato i metalli del 3000 a.C. in Sardegna, ma siamo certi che conoscessero i metalli proprio perché nelle ceramiche iniziamo a distinguere il colore bianco, il colore rosso, il colore giallino, che sono proprio un indizio di conoscenza del materiale metallico. Quindi soprattutto rame e argento. Ok,
facendo una corsa, non per, cioè in un'ora vi devo raccontare tante cose, quindi gli approfondimenti è meglio farli direttamente sui testi di archeologia. Io vi devo soltanto stimolare alle differenze tra una ceramica e l'altra, in modo che di primo acchito in una vetrina riusciate a riconoscere qual è il periodo, grosso modo, di quel vaso. Inizia la cultura di Ozieri, che è quella proprio a cavallo fra l'età della pietra e l'età del rame, è una cultura molto ricca. Le genti di Ozieri iniziano a vivere coltivando i terreni, quindi producendo un surplus alimentare, e devono conservarlo e possono scambiarlo. Quindi si hanno delle coltivazioni più intense, anche l'allevamento è sostenuto. Abbiamo ovi caprino, abbiamo i suini, abbiamo la caccia al cervo e al cinghiale. Quindi anche anfore che devono contenere carni macellate. Non dimentichiamo che abbiamo trovato nei corridoi funerari anche ciò che serviva per squartare la carne, quindi perforatori, raschiatori per togliere la pelle, tutti gli utensili necessari proprio per la caccia e per la pastorizia, per l'allevamento. Iniziamo quindi con delle risorse agricole da agricole e da allevamento da poter scambiare, e le ceramiche si arricchiscono. Quindi il surplus di produzione è accompagnato da ricchezza artistica. Questa ricchezza si manifesta attraverso le decorazioni molto ricche delle anfore, dei vasi. Vasi che vengono decorati anche nel fondo, quindi non vasi destinati alla cottura, ma anfore dedicate anche agli scambi oppure realizzate proprio per accompagnare il sonno dei defunti. Questa per esempio è una pistile trovata a Ozieri, quindi cultura di Ozieri. E si nota sia la forma particolare del vaso, sia la ricchezza delle decorazioni. Tutte le solcature vengono riempite di bianco, quindi un vaso più che colorato, è cotto, colorato, inciso e riempito. I disegni sono sempre quelli delle spirali, però vengono accompagnate le spirali, guarda che non sono spirali semplici, si notano tutte le lavorazioni all'interno, come se fosse una conchiglia, con tutte le sue mille righe. Ma ci sono anche decorazioni che riportano uno stile misto tra il geometrico lineare e il geometrico circolare, quindi le spirali che si collegano ai triangoli per dare vita appunto a queste forme molto particolari. Lì siamo a Orgoso. Continuano e si sviluppano i tripodi, vasi tripodi anche abbastanza alti. La parte decorata non è quasi mai il fondo, perché andava in cottura. Si decorano le parti laterali. Quello, guarda, sono il piatto con le anse e il tripode, quindi i piedi che possono essere appoggiati. I piedi sono leggermente decorati, incisi. Durante questa cultura di Ozieri, quindi siamo nell'età dei metalli, siamo nel 2009-2008 a.C., siamo in presenza è stato già costruito l'altare di Monte d'Accotti, quindi vicino a Sassari, al chilometro 222, questo grandioso altare a forma di ziggurat, quindi una sorta di piramide a gradoni, vicino alla quale ci sono tante sepolture. E sono state trovate delle ceramiche molto particolari. Tra queste ceramiche compaiono delle figurine di donna riccamente abbigliata, cioè non è semplicemente una donna raffigurata nel vaso. Si vede un abito sontuoso, una gonna
a forma di campana. Sono a volte prese per mano, a volte hanno le braccia sollevate, quindi forse figurine in processione, forse stanno ballando. Le teste sono raffigurate con un semplice cerchiello, ma a volte presentano i capelli arruffati. Non ho portato delle fotografie, però ci sono alcune ceramiche, cultura di Ozieri, che presentano proprio questi capelli mossi a ricci. Continuano ovviamente tutti i tipi di forme, quindi sia le tazze, sia le grandi anfore per cucinare, sia le grandissime anfore per contenere i prodotti alimentari. Legata alla cultura di Ozieri, quindi siamo intorno al 2700-2600 a.C., chiamata sub-Ozieri, vengono trovate delle ceramiche che sempre in sepolture, che distinguono un'altra fase. Tecnicamente nei testi la trovate descritta come cultura Abealzu e cultura Filigosa. Sono due correnti culturali che separano la cultura di Ozieri dalla cultura Monteclaro, che è quella più recente. In mezzo gli archeologi distinguono queste due. In cosa si caratterizzano? Allora, anzitutto ci sono forette piccole, sono prevalentemente legate al mondo funerario, hanno piccole anse, non sono decorate, quindi non è la ricchezza della cultura dei cieli, sono delle anfore più povere. Probabilmente contenevano delle sostanze oleose, sostanze balsamiche, sostanze profumate, proprio legate al mondo dei defunti. Come potete vedere, le anse sono molto piccole, addirittura quasi non si vedono, vedete? La mia proposta su questo genere di cultura è che Abealzu e Filigosa sia un po' una forzatura che è stata fatta per capire queste ceramiche differenti. In realtà, secondo me, erano già iniziati i contatti, quindi le relazioni, con il mondo del campaniforme, che è una cultura prettamente europea. Il campaniforme, o cultura bicchiere, quindi bicchiere, è una forma culturale di genti senza patria. Sono i primi prospector che vanno in giro per l'Europa a caccia di metalli e portano con sé un piccolo corredo, diciamo, per la quotidianità, punte di freccia, qualche gioiello, che sono prevalentemente denti oppure conchiglie, e hanno sempre questo bicchiere a forma di campana rovesciata, prevalentemente senza anse, perché sono la prima cosa che si rompono, che si rompe. Quindi, secondo me, queste genti del campaniforme giungono in Sardegna attraverso la penisola iberica, si miscelano con gli ultimi della cultura di Ozieri e insieme vivono in Sardegna portando queste novità nelle ceramiche. Quindi le ceramiche che diventano più l'uso domestico, con piccole anse, e vengono portate nelle sepolture perché sono adatte appunto a contenere questi liquidi. Sono quasi impermeabili. Quello del numero 10, che grandezza ha normalmente? Qual è il numero 10? Eccola qua. No, sono molto piccole, 10 cm, 8 cm, bicchierini. Bicchieri grandi. Sì, non tanto grandi, dei bicchieri normali. Andando avanti, sempre in questa corsa sfrenata verso le ceramiche, arriveremo anche alle ceramiche nuragiche, arriviamo alla cultura Monteclaro. Monteclaro è Cagliari, l'abbiamo già vista nei precedenti incontri. Cultura di Monteclaro caratterizzata da una grande ricchezza di ceramiche, quindi genti che stavano bene,
c'era benessere, c'era surplus di qualcosa, secondo me surplus di argento e surplus di rame. Avevano imparato queste genti di Monteclaro a ottenere l'argento dalla galena, cioè a separare con un procedimento metallurgico il metallo prezioso dal prodotto di scarto, e visto che riuscivano a venderlo a caro prezzo, si sono arricchite. Non dimentichiamo che è il periodo in cui i villaggi vengono circondati da mura, quindi si tenta di proteggere non solo le proprie risorse alimentari, ma anche i prodotti di miniera che sono molto ricercati in quest'epoca. Le ceramiche Monteclaro rispecchiano pienamente la ricchezza delle varie comunità, quindi ceramiche grandi, molto ben rifinite, quindi sono lisce, sono vetrificate, cioè praticamente sono talmente curate nel lavoro di rifinitura che diventano praticamente lucide, lucidissime. Vengono solcate in disegni a bande orizzontali, a volte anche verticali, con dei punti ruoli si eseguono le decorazioni e si conserva anche una rifinitura, una decorazione nel fondo del piatto. Questo è un caso classico. Qui abbiamo il disegno dei puntini e qui disegnato c'è un gambo con delle linee. Può essere una spina di pesce, ma secondo me è il grano, la forma del grano. Quindi il frammento del grano con le spine. Sono molto grandi, vedete? Continuano i tripodi spariscono nella città nuragica. Città nuragica non ci sono tripodi. Inizieranno alla fine i tripodi in bronzo, ma in ceramica non ce ne sono più. Quindi la fase nuragica si distingue dalla fase Monteclaro per l'assenza del vaso tripode. Continuiamo Monteclaro, vedete ci sono sempre queste bellissime anfore con delle anse, a volte sono quattro anse, non sono due, potevano essere anche legate da una corda tirate su. E in questo periodo si affianca alla cultura Monteclaro la cultura campaniforme. Siamo nello stesso periodo. Monteclaro è una cultura locale. Campaniforme sono genti che arrivano in Sardegna dall'esterno. La Sardegna in questo momento è sotto l'influsso da Occidente, quindi la cultura megalitica che attraverso varie modifiche arriva fino alla Sardegna, ma ci sono anche influssi dall'Oriente. È come se la Sardegna fosse un alveare di miele dove tutte le api del Mediterraneo arrivavano lì per cercare il prodotto più buono. E quindi abbiamo questa influenza, lo notiamo dalle sepolture, lo notiamo dalle architetture, dalla ricchezza e dalle ceramiche, dove la ceramica di Monteclaro, ricchissima, va a scontrarsi, più che a scontrarsi, a integrarsi e ad arricchire parte, con le bellissime ceramiche campaniformi che non sono più quelle pratiche che usavano i prospector metallurgici, quelli che andavano alla ricerca del rame. Ormai le forme rimangono quelle, ma le ceramiche sono più grandi e sono completamente decorate, come se queste genti che scambiavano utilizzavano le ceramiche per farsi accettare dalle comunità. Magari compravano i sepolcri, perché avevano trovato queste genti sepolte insieme ai locali di Monteclaro. Quindi le sepolture insieme significa integrazione, non c'è la guerra. Le ceramiche delle campaniforme, vedete, sono delle forme a campana rovesciata, abbastanza grandi, ci sono i tripodi e i polipedi, più piedi, anche 5 una volta, e sono completamente decorate. Non solo, sono anche colorate, quindi il massimo della ricchezza di una ceramica, colore, decorazione, forme. L'unica cosa che manca, che cos'è?
le anse, guardate. Il campaniforme continua a conservare la sua forma di bicchiere. E perdura nel tempo, andando a impoverirsi sempre più. Cioè, il campaniforme è caratterizzato da una decorazione e da una colorazione che va piano piano a scomparire. Diventano sempre più omogenee con quelle della ceramica Monteclaro. Pur se i disegni continuano ad esserci, cioè ci sono dei zigzag, che secondo alcuni autori sono la rappresentazione delle montagne. Ci sono anche, vedete, dei disegni verticali. Questa ci sarà sul fuoco, guardate, ancora i segni della cottura. Sono dei vasi abbastanza capienti. Prego. Hanno studiato perché i piedi sono diversi, uno, due tondi e uno... E uno... Ah, no, non lo so, non lo so. Non lo so. Comunque si presentano sia con profilo rotondo, sia ellittico, sia quadrangolare. Ci sono tutte le varietà. Ecco, arriviamo agli albori della civiltà nuragica. Nuragici ancora non ci sono. Le forme si mantengono, però sparisce la decorazione. Diventano sempre più cortine. Sono più grossolane, sparisce la colorazione, fino a diventare, il nome tecnico è quello, campaniforme inornato. Quindi immaginate un villaggio, in alcune zone abbiamo trovato delle ceramiche molto ricche, molto colorate, poi piano piano, man mano che si fruga in questi villaggi, in questi contesti, si trovano delle ceramiche sempre meno rifinite. Però lo scavo è il contrario. Proviamo a immaginarlo da un punto di vista archeologico. Gli archeologi trovano prima gli strati recenti, quindi trovano prima le ceramiche queste, inornate, quindi non disegnate, non colorate. Poi fanno uno strato più profondo, che dovrebbe essere una ceramica più brutta, più primitiva, e invece saltano fuori le bellissime ceramiche del campaniforme e del Monteclaro. Quindi vedete, l'arte ha questi cicli, un po' come è successo anche in epoche più recenti. Pensate alla Grecia, pensate al periodo romano, poi c'è il Medioevo, dove l'arte decade, poi risale col Rinascimento e poi decade di nuovo. E oggi siamo. Ok, il campaniforme è un'altra. Arriviamo finalmente alla ceramica nuragica. Quindi, nel campaniforme inornato, siamo all'inizio del secondo millennio avanti Cristo, si assiste a dei fatti che ancora non hanno trovato una spiegazione. I villaggi si spopolano. Inizia un periodo in cui si pratica il nomadismo. Non ci sono più popolazioni stanziali, sono più rare. Questo potrebbe essere accaduto o a causa della siccità, cioè delle piccole glaciazioni, quando c'è molto freddo i ghiacciai si formano e le acque diminuiscono, quindi i fiumi, il livello scende, c'è sempre meno acqua, quindi i terreni portano delle difficoltà a essere coltivati e ci si deve dedicare quindi alla pastorizia più che all'agricoltura. Poi un piccolo aumento di temperatura fa sciogliere i ghiacciai e il livello del mare si solleva, così come anche il livello dei fiumi, e di nuovo le terre diventano facilmente coltivabili. Questi mini cicli ci sono sempre, anche noi ne stiamo attraversando uno, lo vediamo in Sardegna. Siamo un anno sì, un anno no, che ci dicono che c'è acqua e non c'è acqua. Succedeva ancora di più all'epoca perché era difficile avere le canalizzazioni. Quindi, non sappiamo se a causa di una guerra, di una serie di guerre o a causa di una carestia è successo questo del campaniforme inornato, di queste ceramiche che diventano sempre più povere.
Fatto sta che la civiltà nuragica nasce nel momento in cui il campaniforme smette di esistere. L'ultimo campaniforme, in pratica, ce l'abbiamo nella cultura bonannaro, eccolo là, su Bonanno, corona voltana, che è il luogo. Siamo nel 1700 a.C., le ceramiche riprendono un pelino a essere caratterizzanti delle epoche e abbiamo dei vasi polipedi, vedete? Quadrupedi, i tripodi finiscono, non si usano più, le ceramiche sono rozze, non c'è qualità, sono ceramiche fatte in loco. Probabilmente dovevano spostarsi, dovevano muoversi, non avevano il tempo di dedicarsi alle belle ceramiche artistiche. Andiamo avanti. Continuando nella civiltà nuragica, piano piano si riprende con l'arte, si riprende con delle forme interessanti. È il periodo dei murali a corridoio e compaiono delle ceramiche con delle vasche abbastanza capienti, distinguibili facilmente con le anse. C'è un esame di archeologia che si basa sul riconoscimento delle anse. Ci sono le anse a orecchio, le anse a gomito, le anse a gomito rovescio, le anse a forma di ascia, asciforme, vedete? Quella. Sono varie tipologie che consentono appunto agli archeologi di calibrare una datazione. Cioè, se si trova un vaso che ha un'ansa particolare in un contesto, ovviamente non deve essere un pezzo unico, come dico sempre, se c'è un contesto di ceramiche che presentano quelle caratteristiche, sappiamo che siamo in presenza di ceramiche del 1700 a.C. Se quelle non ci sono, possono essere del 2008 o del 2006. Allora andiamo a guardare le anse e riusciamo a calibrare le datazioni. Ecco perché vi ho detto che le ceramiche sono utilissime ai fini del riconoscimento cronologico dei contesti. Come potete vedere, la grossezza denota sì, capacità realizzative, però non stanno molto attenti a fare le bellissime ceramiche sottili di pregio che troveremo, le abbiamo già viste prima, ma le troveremo soprattutto sul finire della civiltà nuragica, quando c'erano i contatti con le genti che commerciavano con i fenici, e quindi la ceramica si arricchisce moltissimo. Altra ceramica nuragica, vedete, ansa a gomito, ansa a gomito rovescio, questo è un po' di latte. Poi ci sono queste molto particolari, dove vediamo un'ansa a orecchia, ma ha questo vaso anche un coperchio, un piatto. Quindi poteva essere utilizzato appunto per mantenere la cottura a vapore. Ci sono anche quest'altro tipo di ansa, vedete? Si chiama ansa ad anello ed è idonea per essere legata, pensate a un trasporto su un carro o un trasporto su una barca. Allora si può legare con una corda e rimane fissa, quindi l'ansa utilizzata proprio per fissare al carico un carico di terra alimentare. Andiamo ancora avanti. Ecco, vedete, la ceramica nuragica come non ha nulla a che vedere con la ceramica precedente, e punto. È ceramica a uso domestico, piccolissime anse. Qui siamo nella fase turricula, raramente la sentite nominare questa fase. Turricula è la facies, la corrente culturale che c'è fra Bonannaro e Santirugi. Santirugi è quello, lo vedremo
in cui ci sono le spade che vengono trovate dal professor Ungas a 10 Compulso, le spade in rame arsenicato. Quindi, ed è Civita Nuragica piena. Poco prima della Civita Nuragica piena c'è la fase saturricola, caratterizzata ad esempio da capanne ellittiche, non c'è la circolarità. Quindi ci sono le capanne già fatte molto bene, con semi interrate, quindi fanno delle fondamenta, e hanno questa forma ellittica, pinnettas, grandi pinnettas. Questa l'abbiamo già vista prima. Ecco, qui siamo nel periodo dei nuraghi a corridoio, vedete, ancora Bruncuma dubui, quindi già gesturi, ciotole carenate, anche queste Bruncuma dubui, e potete vedere le anse, tutte le varie tipologie. Quindi, non solo gli archeologi riescono attraverso le anse a datare un vaso, ma guardano anche la forma, perché possono verificarsi casi di queste anse applicate a vasi diversi di questo. Quindi bisogna sempre vedere l'abbinamento. Vedere la forma del vaso, vedere la consistenza dell'impasto, perché anche dall'impasto si capisce qual è il periodo di fabbricazione. Questo è un grande contenitore di preservati alimentari, guardate, la forma molto grande, anza con il collo molto alto dell'anfora, mentre qua abbiamo, vedete, un'anfora senza collo, col bordo. Ideale ad esempio per mettere un coperchio. Allora, queste sono ceramiche che sono state trovate in Sardegna nel bronzo medio, quindi siamo in piena civiltà nuragica, ceramiche di uso domestico, iniziano ad essere introdotti anche dei braccieri portatili. Qui non c'è, però oltre alle ceramiche abbiamo ciò che sono dei piccoli forni portatili che possono essere utilizzati in giro. Pensate a chi doveva realizzare il formaggio, allora non doveva realizzare una grandissima quantità, una piccola quantità, allora si portava appresso un piccolo fornetto portatile, oppure ce l'aveva nella sua pinnetta dove andava la notte quando il gregge doveva essere fermato, e si poteva fare il formaggio già lì nella sua capanna senza avere una dotazione molto sofisticata di forni e di pendole. Aveva una sorta di attrezzatura portatile. Nuraghe Palmavera, guarda quell'ansa gigantesca lì, quel manico, quello si rompe subito, io avrei paura a utilizzarlo. Qui siamo sempre nello stesso periodo, vedete? Si vedono i segni delle bruciature. Come potete vedere, il sito di sopra, vaso nuragico bieco, due anse, contenente rame al bucio. Siamo alla Zacchera, siamo in Gallura, e all'interno dei vasi non c'erano solo derrate alimentari. Vedete, sotto il vaso c'è pepite di rame. Quindi erano anche contenitori di minerali, di metalli. Molte volte capita, analizzando la civiltà nuragica, di fare dei ritrovamenti sotto, che so, nuraghe a Sant'Imbegna, il professor Renderi ha scavato una capanna e sotto il pavimento ha trovato un'anfora, l'ha aperta, era sigillata, e dentro c'erano lingotti di rame. 42 kg di panelle di rame. Un tesoretto, esatto. Oppure possono trovarsi tesoretti fatti da piccole asce. Il rame da dove veniva? Il rame in Sardegna c'è in vari giacimenti. Il più grande è Fontana Raminosa. Rame esterno ne abbiamo poco. È un pochettino successivo a questo. Inizieranno, lo vedremo in qualche lezione più avanti, a circolare dei lingotti, si chiamano lingotti oxide, a forma di pelle di bue o pelle di animale, e sono dei lingotti di qualche decina di chili in rame che vengono trasportati stivati nelle barche. Infatti ogni tanto capita di trovare il carico di queste barche e ci sono questi lingotti depositati.
Il rame proviene prevalentemente o dalla Sardegna o da Cipro, però il rame di Cipro è diverso, è diciamo decisamente più meno pregiato. Quindi sicuramente veniva utilizzato per fare le armi, per fare degli utensili, ma non era prezioso come il rame sardo. Veniva scambiato quasi in proporzione 2 a 1. La miniera di la raminosa è esaurita o l'hanno abbandonata? Ormai il rame, prima si trovava quasi allo stato superficiale, ormai per trovare il rame devono fare le gallerie di centinaia di metri, non è più... Sì, non è più conveniente. Ultimo periodo analizzato per queste ceramiche, anche perché la lezione purtroppo deve finire, sono le ceramiche del bronzo finale, quasi a cavallo con la prima età del ferro, dove compaiono, questo è un fornetto, un piccolo braciere portatile, dove compaiono delle forme a cerchielli, vedete, delle sorta di pintadele, decorazioni a pettine, decorazioni a stecca, zigzag, cioè varie decorazioni, compresi anche dei segni che qualcuno interpreta come scrittura. Anche a questo dedicheremo spazio più avanti. Adesso vado a concludere facendovi vedere intorno al 1300 compare la ceramica micenea, che dovete ricordare che si distingue dalla ceramica sarda perché è pitturata. La ceramica sarda è incisa. Quindi le ceramiche nostre, quando trovate le incisioni, sapete che sono nostre. Quando vedete che sono decorate, dipinte con delle, diciamo, colore rosso o marrone, sono ceramiche orientali greche. Queste le abbiamo già viste, sono le ultime. A volte capita di trovare delle anfore, quando si rompono, unite con delle grappe in piombo. Quindi c'era molto piombo in Sardegna, lo usavano anche per riparare i grandi vasi. Anche queste le abbiamo già viste, siamo sempre 1000 avanti Cristo, si smette di costruire murati, ci si dedica all'arte, alle forme artistiche, sempre abbiamo questa ceramica a cerchielli, questi disegni geometrici, e dei segni, guardate lì su c'è un serpentello, mentre questo è un timbro che veniva utilizzato per realizzare i cerchielli nelle ceramiche. Ok, queste sono le altre cose trovate. Le ultime anfore, però le analizzeremo riguardo alla lezione apposta perché lei non spazio, sono quelle binarie, cioè praticamente tutte quelle con le quali si poteva trasportare l'acqua e il vino. Però non voglio farvi in fretta, la lezione è finita, lo vedremo direttamente, ma se vi faccio solo vedere le fotografie. Questa è stata una serie di Sardar, guardate che belle decorazioni. Quindi la città logica alla fine ha prodotto anche delle decorazioni molto importanti. Sì, sono molto ben definite. Qui siamo già legati al mondo degli Etruschi e al mondo dei Fenici. Questo le vedremo la prossima volta. Grazie, arrivederci.